Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Dissidia Final Fantasy, Opera Omnia versione giapponese, perché finalmente siamo giunti nel giorno del Raid Boss. Oggi, giorno 30 agosto, comincia il nuovo periodo dove appunto avremo la possibilità di scontrarci contro il Raid Boss, ma notizia ancora più importante è l'uscita finalmente della X Plus di Lenna. Lenna era uno di quei personaggi che tendenzialmente stavamo aspettando un po' tutti. Ieri sono uscite praticamente le sue news, sono uscite diciamo tutte le curiosità e tutto ciò che riguarda il suo nuovo set, il suo nuovo kit con X Plus, ma la novità ancora più sorprendente è il fatto che insieme a lei oggi sia uscito anche Seifer. Seifer ottiene la sua arma EX Plus e, cosa ancora più bella, stanno nello stesso banner. Quindi per me, ad esempio, è uno dei banner perfetti da sfruttare appunto per quanto riguarda i pull. A me Lenna manca perché non l'ho mai pullata, nel senso l'ho skippata la prima volta. Nella seconda volta che avevo la possibilità di ottenerla era in una batch terribile e quindi non l'ho assolutamente pullata. Oggi invece potrebbe essere l'occasione giusta, anche perché con la scusa del Raid Boss potrei avere comunque un personaggio sinergico che mi possa aiutare a continuare appunto il farming, se così si può dire, per quanto riguarda il Raid Boss. Ho anche Ace che appare così bello pimpante, anzi lo andiamo a prendere subito perché appunto Ace, come potete vedere, ce l'ho buildato abbastanza bene, a parte il fatto che è viola, quindi portato a X Plus anche lui, con 5 mastery su 7 fatte, quindi alla fine non è neanche così scarso, e dei valori che comunque sono abbastanza buoni per quanto riguarda un personaggio che negli standard di adesso ha per l'appunto la X Plus. Quindi potrei utilizzare anche lui per quanto riguarda il mio personaggio sinergico nel Raid Boss, però mi piacerebbe tantissimo riuscire ad ottenere Lenna. Andiamo nelle informazioni giusto per darvi così una piccola infarinatura. Partiamo con la notizia più importante, penso, che è quella che un po' fa da, diciamo, fa da cornice a questa giornata, ovvero l'introduzione del Raid Boss. Eccocelo qui presentato. Noi l'abbiamo già visto sotto forma di boss in uno dei capitoli dell'arco 2, che adesso non ricordo essere il quinto, no, il sesto capitolo o il settimo, non ricordo. Comunque l'abbiamo già visto sotto forma di boss accoppiato con Sephiroth. Quindi già sappiamo bene o male che cosa riesce a fare, sappiamo benissimo che è anche un avversario abbastanza ostico, però comunque le contromisure si riescono a prendere tranquillamente. Chissà, nella sua forma Raid magari l'hanno reso ancora più forte. Poi, primo banner a disposizione a partire da oggi, che è il banner appunto dei personaggi sinergici per quanto riguarda questo Raid Boss con Ace, Faris e Realm. Questa per me potrebbe essere anche una buona occasione per tentare di trovare Faris. Faris è un personaggio che è sottovalutatissimo all'interno del gioco, ma che io invece reputo essere veramente, veramente buono. Il fatto che con la 35 addirittura faccia il dispel e dia addirittura 4 debuff tutti in un'unica volta la rende comunque molto, molto buona. Poi Water Wheel comunque fa danni di tipo acqua, quindi può essere discutibile il suo utilizzo e anche la sua, diciamo, validità per quanto riguarda il gioco, ma la sua ex vi posso garantire essere eccezionale, perché per esempio triggera una sorta di counter che è abbastanza utile soprattutto per quei boss che riescono ad accumulare tantissimo Brave, ed è per questo infatti che tendenzialmente sia Seifer in questo caso che Faris, secondo me, possano essere effettivamente i personaggi utilizzabili migliori per quanto riguarda appunto questo boss, dato che comunque ha la capacità di ricaricare un grandissimo numero di Brave. Secondo banner, invece, abbiamo a disposizione Lenna e Seifer con la loro X Plus, e quindi questo per me è veramente un banner eccezionale. E infatti il video di oggi si concentrerà su questo banner. Abbiamo anche Fang sullo sfondo, ma
Fang in sinergico con 15 e 35, sinceramente non mi interessa più di tanto. Anche se avesse avuto la ex, era un completo e totale skip. È un personaggio che non mi piace ed è anche inutilizzabile in contesti del genere. Quindi molto molto buono il banner con l'N-Safer. Spero di trovare entrambi, anche se la mia ambizione è un po' troppo alta forse, però ci si prova. Alla fine è giusto provarci. E poi, vabbè, ovviamente abbiamo l'annuncio della manutenzione che c'è stata questa notte, tra virgolette, notte barra mattina, in base a quando ovviamente avete avuto a che fare con il gioco. E poi successivamente abbiamo le news che sono state riportate praticamente questa notte, dove appunto vengono riportati tutti i miglioramenti e tutto il rework che è stato modificato per i personaggi di Lenna e Seifer, dato che, come annunciato nel video di ieri, o l'altro ieri, appunto abbiamo parlato dei rework che ci sarebbero stati durante il mese di settembre. E a fine agosto, ovviamente a partire da oggi, ci sarebbe stato questo di Seifer e Lenna. Andiamo invece adesso nella zona più bella, nella zona interessante, dove abbiamo addirittura una, due e anche la free multi per quanto riguarda il mega banner con tutti i personaggi. Quindi oggi avremo addirittura tre free multi più i ticket che andrò a spendere sul banner di Lenna e Seifer. Tendenzialmente in un banner dove mi mancano i personaggi dovrei utilizzare le gemme, ma come potete vedere ho soltanto 14k di gemme ottenute tra l'altro con diciamo il risparmio che ho fatto finora e il premio che poi ci è stato dato per il report di fine mese di 5000 gemme. Quindi diciamo che in totale non ho assolutamente nulla per pullare effettivamente in quel banner, quindi dovrò andare deep di ticket, che appunto ne possiedo 200, quindi spero che in 200 ticket possa effettivamente trovare qualche cosa. Per quanto riguarda i pull, io al solito mi voglio mutare perché comunque voglio rendere un po' più intimo sia per me che anche per voi che guardate questo momento di pull. Metterò una base che ovviamente sarà riconoscibilissima a tutti i videogiocatori di Final Fantasy. E quindi poi ci rivediamo con il mio commento a caldo quando e se riuscirò a trovare qualcosa. Quindi godiamoci questi pull e speriamo bene. Bello il connecting, io metto così qualche parolina. Beh, 2.35, di cui l'unica interessante è quella di Vincent che mi manca, e ho trovato anche la sua ex in questo banner, quindi ci può stare. Va benissimo, va benissimo. Facciamo finta che non sia successo niente. Andiamo adesso nel banner di Faris. Vediamo se Faris sarà così gentile con me. Anche perché di Faris comunque io possiedo già 15 e 35, quindi mi mancherebbe soltanto la ex. Speriamo. Niente, la free multi mi ha dato solo Power Stone. Mi ha dato solo Power Stone. Ace ce l'ho completo, quindi Realm non è un personaggio che mi interessa. Per cui vabbè, 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 vabbè. E andiamo adesso nel banner, quello bello importante. Cominciamo con la free multi e poi ticket a manetta. Thank you.
Vabbè, mono oro. Non mi potevo aspettare nulla di meglio dalla Free Multi. Però vabbè, 35 di 6 perché è già qualcosa. È l'inizio di qualcosa. Va bene. Cominciamo con i ticket e incrociamo le dita. Cominciamo a costruire anche l'Enna, va bene. Ah no, ma la 15 di l'Enna ce l'ho, ottimo. Quindi è un passo in avanti. Attenzione. Avete visto? Doppio connecting. La 35 di Fang. Oddio. Andiamo avanti. Un altro connecting, vediamo. Yes! Lenna! Subito! Lenna! Incredibile! Con quanti ticket? Lenna subito! Incredibile! Non ci posso credere! Non ci posso credere! Non ci posso credere! Non ci posso credere! No, aspettate un attimo. Cioè, qui bisogna festeggiare. Cioè, bisogna assolutamente festeggiare. Lenna! Mi è già uscita la ex di Lenna. Ex di Lenna. Non ci credo. A sto punto, ragazzi, dobbiamo continuare. Dobbiamo trovare anche Seifer. Dobbiamo trovare anche Seifer, assolutamente. Per cui continuiamo e via. Quindici, completamente inutile.
What? La 15 di Wall? Così? Dal nulla? Attenzione, connecting sullo sfondo. Ottimo, 15 di Seifer, va benissimo. Va benissimo, così abbiamo già 15 e 35. Manca la X e abbiamo il kit completo. Perfetto. Attenzione, proprio. Avevo visto un connecting, mi sa che mi ero distratto. Tra l'altro, vi dico anche che questo video sta già durando parecchio, quindi mi fermerò a 130 ticket. Dopodiché, continuerò a pullare e continuerò a registrare caricandovi una seconda parte, appunto, dove continueremo la ricerca di Seifer in questo caso, visto che Lenna fortunatamente l'abbiamo già ottenuta con veramente pochissimi ticket. Adesso comincia il chase per Seifer. Quindi siamo arrivati a 130 ticket. Il video per il momento lo chiudo qua, con le free pull e con appunto il ritrovamento di Lenna. Ovviamente ci vediamo a distanza probabilmente di un'oretta e caricherò anche la seconda parte. Quindi grazie ancora per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.